Era tenuto in prigione dalla Chiesa, saliva incessantemente a Dio una preghiera. In quella notte, quando Erode aveva ormai deciso di farlo comparire davanti al popolo, Pietro stava dormendo, piantonato da due guardie, legato alle catene, e due sentinelle custodivano l'ingresso della prigione. Ed ecco, all'improvviso, apparve un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. L'angelo si accostò a Pietro, gli toccò il fianco, lo destò e gli disse: «Presto, alzati!» Pietro si alzò, mentre le catene gli cadevano dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e i calzati», e così fece. L'angelo riprese: «Ora mettiti il mantello e sì». Pietro si mise a seguire, ma non si era ancora reso conto che era realtà ciò che stava accadendo. Credeva di avere una visione. Oltrepassarono il primo posto di guardia e poi anche il secondo. Giunsero alla porta in ferro, quella che introduce in città. La porta si aprì da sola. L'angelo e Pietro la attraversarono, si incamminarono per una strada e a un tratto l'angelo svanì. Pietro, allora rientrato in sé, disse: «Ora so che veramente il Signore ha mandato il suo angelo a strapparmi dalle mani di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attende». Seppellivano i morti e nel tempio più antico si custodivano dei sarcofagi in pietra, le arche. San Pietro, il custode del paradiso, il suo nome comparve lontano 867, al tempo del calendario giuliano, al tempo del vescovo Garibaldo a Bergamo. Fra prati e campi, fra la Lesina e la Bregoglia, quel lontano passato ben poco rimane fra distruzione e ricostruzione. San Pietro, l'apostolo venerato dai Longobardi, sì, quei Longobardi che occuparono la terra dell'Emili, quei Longobardi che si fecero cristiani. Liutpranco ogni giorno faceva celebrare una messa nella sua cappella di Puglia. Pietro, a te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato anche nei cieli. Tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto anche nei cieli. San Pietro in vincolis, in catena, perché si svegli l'agire di Dio, perché non paia che siano gli uomini a vincere, ma si manifesti la mano di Dio nell'uomo. Vanità delle vanità, dice Coelho, tutto è vanità. Sempre felicità, stando lento e senza fare.
guardi la storia di questa chiesa, sappi che stai entrando nel luogo santo, dalla porta occidente, in corrispondenza dei piedi della croce, in modo che tu possa camminare verso oriente come Cristo verso la sua croce, perché la salvezza e la rinascita nascono adesso nel sole che compare all'alba del nuovo giorno. Il sole è simbolo, il sole è Cristo.